Buongiorno a tutti, mio nome è Alessandra Brazzale, sono un docente del Dipartimento di Scienze Statistiche dell'Università di Padova e a nome del Dipartimento vi do il benvenuto a questa breve presentazione delle nostre due lauree triennali in statistica. Il percorso che faremo insieme l'ho strutturato in tre tappe. In un primo momento vorrei illustrarvi cos'è la statistica, ma soprattutto farvi vedere cosa fa uno statistico. Successivamente poi vedremo insieme come si articolano le due lauree triennali che il Dipartimento offre e concluderei poi con una breve panoramica sul Dipartimento e più specificamente sul campus di Santa Caterina, che è punto di riferimento per tutte le attività didattiche, ma non solo, che riguardano i nostri due corsi di studio in scienze statistiche. Dunque, perché interessarsi a questa materia? Perché aspirare a diventare uno statistico? Beh, un aspetto importante che caratterizza un laureato in scienze statistiche è che lui ha due qualità. Queste due qualità lo rendono prezioso in qualsiasi contesto lavorativo. Infatti, se decidete di iscrivervi a Scienze Statistiche, allora nei 3 anni che dura questa laurea, svilupperete la capacità di risolvere problemi concreti e risolvere questi problemi soprattutto sviluppando, sfruttando al meglio tutte le informazioni che avete a disposizione. Ma allo stesso tempo svilupperete una professionalità ricca e versatile che vi consentirà di muovervi con agio nei più disparati ambiti lavorativi. Quanto sia diventata centrale la figura dello statistico al giorno d'oggi, si riflette bene nell'affermazione che adesso andremo a leggere insieme di Hulvarian, Chief Economist di Google, famoso motore di ricerca. Affermazione del 2009. Infatti, Hulvarian dice: continua a dire che il lavoro sexy nei prossimi 10 anni sarà quello dello statistico. La gente pensa che stia scherzando, ma l'abilità di prendere possesso dei dati, essere capace di capirli, elaborarli, estrarne il significato, visualizzarli, comunicarli, questa sarà un'abilità immensamente importante nei prossimi decenni. Dunque, quello che Hulvarian ci dice non è solo che la figura professionale dello statistico è richiesta e sarà sempre più richiesta, ma questa affermazione anche ci dà un'idea di quello che è il pane quotidiano con cui lo statistico si trova a confrontarsi. Questo pane quotidiano sono i dati. E anche questo ci fa capire il perché questa figura professionale è diventata importante. Infatti noi non viviamo solo in una società dell'informazione, ma noi viviamo anche nella cosiddetta era dei big data. Mai fino ad oggi è stato possibile raccogliere con relativa facilità così tanti dati, così tante informazioni. Quello che però caratterizza lo statistico e lo distingue rispetto a altre figure professionali, ad esempio l'informatico, è la sua capacità di navigare in questo mare di informazione, di mantenere ben saldo il timone, di non andare alla deriva, ma soprattutto la sua capacità di separare l'informazione utile, quella che porta nuove conoscenze, da quello che è il rumore di fondo. La statistica, pertanto, trova applicazione ovunque e allo stesso tempo, parimenti, anche lo statistico trova collocazione negli ambiti più disparati. Diciamo che voler elencare quelle che sono le innumerevoli possibilità che vi vengono offerte nel momento che decidete, iscrivervi a statistica, vi laureate in scienze statistiche, beh, questo è impensabile. Quello che vorrei fare io adesso è darvi alcuni brevi cenni su delle applicazioni, su dei contesti lavorativi nei quali potreste trovarvi a muovervi. Io
inizierei con quell'ambito che storicamente ha usato la statistica, anzi è quell'ambito dove la statistica come disciplina, come scienza, ha una delle sue radici. Parliamo del governo, parliamo della pubblica amministrazione che costantemente hanno bisogno di statistiche aggiornate, di nuovi numeri che vengono elaborati. Queste statistiche possono prendere la forma di previsioni, ad esempio previsioni sulla popolazione, sull'andamento, sulla crescita della popolazione, che sono estremamente preziose al fine di mettere in atto specifiche politiche in ambito sociale, in ambito sanitario. Ma le previsioni possono anche riguardare il contesto economico. Pensiamo alla previsione sull'andamento del PIL, sul tasso di occupazione, disoccupazione. In questo contesto, disporre di questo tipo di informazione ci consente, ad esempio, di farci un quadro di come la ricchezza di un paese è distribuita e se ci vi siano delle differenze, delle disparità tra diverse zone. Ma lo statistico trova anche collocazione nell'impresa, nell'industria. A livello industriale, uno degli ambiti in cui il contributo dello statistico è preziosissimo è quello del controllo della qualità, del monitoraggio, dei processi produttivi. E quanto sia importante per un'industria, per l'appunto, sviluppare questa capacità è ben dimostrato dal fatto che il controllo della qualità ha addirittura ricevuto una regolamentazione a livello europeo. Pensiamo alle famose norme ISO 9000. Ma un altro tipo di informazione che interessa le imprese e le aziende è quello sui consumatori e in particolar modo su quali sono le preferenze dei consumatori. In questo caso si può parlare di segmentazione del mercato. Con quale scopo, con quale intenzione? Beh, ad esempio per pianificare, ideare delle campagne pubblicitarie specificamente mirate. Un terzo settore, dove la statistica entra pesantemente, sono la finanza e le assicurazioni. Sono due settori che sono caratterizzati dalla presenza di rischi, grossi rischi. Abbiamo il rischio finanziario, dovuto alla volatilità dei mercati, piuttosto che il rischio assicurativo, dovuto alla imprevedibilità degli eventi che caratterizzano la nostra vita quotidiana. Approfitterei appunto di questo esempio giusto per menzionarvi una curiosità. Pensiamo al premio Nobel per l'economia, più di un premio Nobel per l'economia è stato attribuito sì a un economista, ma per i contributi preziosi che questa persona ha fatto in ambito statistico. Chiuderei questa breve rassegna dei contesti in cui lo statistico può trovarsi a muoversi, può trovarsi ad operare, con quello della medicina. Infatti qui gli statistici possono contribuire non solo, ma nelle due direzioni che vi sto elencando. Da un lato pensiamo a uno statistico che opera in un'industria farmaceutica e lì è fondamentale non soltanto valutare l'efficacia di nuovi farmaci, di nuovi trattamenti, ma soprattutto anche di valutarne la sicurezza. Parimenti, lo statistico può affiancare gli epidemiologi per individuare quelli che sono fattori di rischio per l'insorgenza di determinate patologie e anche per il monitoraggio di queste patologie all'interno di una popolazione. La base per, la versatilità di questa figura professionale dello statistico è una formazione interdisciplinare. E per l'appunto una formazione fortemente interdisciplinare caratterizza le due lauree triennali offerte dal Dipartimento di Scienze Statistiche. In particolar modo, se decidete di
di iscrivervi a una di queste due lauree, cosa farete? Beh, non studierete soltanto la statistica e non studierete soltanto matematica, probabilità, informatica, che sono materie ancillari alla statistica, ma avrete anche la possibilità di scegliere tra un numero molto vasto di insegnamenti, di corsi di carattere applicativo in economia, demografia, biostatistica, ma non solo, che vi consentiranno sì da subito toccare con mano quelli che sono i problemi reali da affrontare. E in linea con quanto delineato da Hulvarian, per l'appunto a statistica imparerete a rilevare, a raccogliere i dati, ad organizzarli, ad analizzarli e interpretarli, e questo sempre con uno specifico obiettivo, che è quello di accrescere quello che è la nostra conoscenza e anche di cercare di valutare quelli che potrebbero essere andamenti futuri. Dunque, nello specifico, dove potete trovare il lavoro? I nostri laureati in scienze statistiche ricevono offerte e dalle aziende private, e da enti locali e territoriali, ma anche da aziende ed enti pubblici di ricerca, da aziende non profit. L'aspetto però più importante, che secondo me caratterizza i nostri neolaureati, è che essi trovano rapidamente lavoro e soprattutto che essi raggiungono, diciamo, rapidamente, o possono raggiungere rapidamente, delle posizione di responsabilità, ricoprire ruoli dirigenziali all'interno del loro percorso lavorativo. Questo vale in generale per i laureati in statistica, ma vale soprattutto per coloro che decidono di laurearsi in statistica all'Università di Padova. Volendo anche andare un'occhiata all'aspetto monetario, e qui i dati di Alma Laurea parlano chiari. Infatti le professioni economiche statistiche, insieme a quelle sanitarie e quelle ingegneristiche, sono quelle che mostrano i livelli retributivi più elevati. Infine, un altro aspetto importante è valutare quali sono, diciamo, gli aspetti collegati al proprio percorso di studio che possono ulteriormente incrementare la possibilità a breve termine e di sicuro entro un anno dalla laurea troviate una buona occupazione. Beh, di sicuro, vediamo qua in basso con un 31%, è disporre di conoscenze informatiche adeguate e questo il nostro percorso di studio ve lo fornisce. Ma anche a incrementare questa probabilità ci sono due attività che, come vedremo, il nostro corso di studio offre, ovvero quello di fare un'esperienza lavorativa all'interno di un'azienda, un ente pubblico, ovvero fare uno stage, e o optare per trascorrere un periodo di studio all'estero. Vediamo dunque nello specifico come sono articolate le nostre due lauree triennali in statistica. La prima cosa da menzionare è che queste due lauree rappresentano il primo livello di un percorso formativo che si articola in tre livelli e questo in pieno rispetto di quella che è l'attuale normativa europea. Per accedere dunque alla laurea triennale in statistica, beh, è necessario aver sostenuto il test di ammissione. Il primo anno poi della laurea, o durante il primo anno, poi apprenderete quelle che sono, diciamo, le nozioni, gli strumenti di base, ed è anche un anno dedicato al, diciamo, orientamento, per valutare voi qual è la strada che preferireste intraprendere. Ci sono due, diciamo, strade, una che vi porta verso la professione, dunque
nel caso in cui decidiate di terminare con la laurea triennale e entrare nel mondo del lavoro, ma c'è anche la possibilità di intraprendere una seconda strada che vi porta verso la laurea magistrale e eventualmente anche a conseguire successivamente un titolo di dottore di ricerca. L'aspetto importante è che comunque l'impianto delle nostre lauree triennali e dell'intero percorso formativo è flessibile, dunque avete la possibilità, anche l'ultimo, di cambiare idea e comunque tutti e tre i livelli di formazione vi preparano bene all'ingresso nel mondo del lavoro. Ho menzionato due lauree, la prima è Statistica per l'Economia e l'Impresa, l'acronimo SEI, e la seconda è Statistica per le Tecnologie e le Scienze, acronimo STS. All'interno di queste due lauree trovate dei percorsi, ad esempio per SEI c'è il percorso Marketing, Gestione Impresa, Finanza, quello socio-economico e il percorso metodologico che è il percorso che vi porta verso la magistrale. Parimenti in STS trovate il percorso Tecnologia, Big Data, Biostatistica e nuovamente quello metodologico. Come sono ideati, costruiti questi percorsi? Beh, all'interno di questi percorsi vi vengono offerti degli insegnamenti che sono particolarmente calibrati per, diciamo, muoversi poi successivamente nello specifico ambito applicativo che voi avete scelto. Questo però non esclude, se qualcuno di voi, in base alle proprie aspirazioni, ambizioni, vuole mettere insieme un percorso individuale, che questo possa essere realizzato. Quali sono però anche i servizi e i programmi che vengono offerti? Beh, un aspetto importante per quanto riguarda le nostre due lauree è che bisogna partire col piede giusto e per aiutarvi a partire col piede giusto il Dipartimento, il Consiglio Corso di Studio, ha messo in piedi una serie di strumenti. Innanzitutto ricordiamo che la prova d'ingresso, il test d'ingresso, è un test non selettivo, è un test ai fini orientativi. Inoltre a settembre viene erogato un precorso di matematica facoltativo che vi aiuta a rivedere o anche porre le basi matematiche necessarie per poter affrontare con successo gli insegnamenti del primo anno. Durante l'arco del primo anno, ma anche dopo, c'è il servizio di tutorato. C'è un servizio al quale potete rivolgervi per avere informazione, ma anche in ambito informatico. Infine, i corsi, gli insegnamenti di base, diciamo quelli più impegnativi, sono strutturati ad avere esercitazioni guidate in piccoli gruppi che vi consentono di mettere subito in pratica la teoria che voi avete o che imparate a lezione. Abbiamo visto prima che effettuare uno stage, un'esperienza lavorativa in azienda aumenta, incrementa la probabilità di trovare una collocazione nell'arco del primo anno. Beh, il Dipartimento ha un servizio stage che per l'appunto vi aiuta, diciamo, a trovare, se lo desiderate, effettuare un'esperienza di questo tipo. Parimenti, i corsi di studio in scienze statistiche aderiscono al programma Erasmus. Cos'è il programma Erasmus? È un programma comunitario di mobilità studentesca che vi consente di trascorrere un periodo di studio all'estero, quale può variare da un minimo di 3 mesi fino a un massimo di 12 mesi. Ma l'aspetto più importante è che i crediti e le votazioni che voi conseguirete presso le università partner in questo periodo verranno pienamente riconosciuti dall'Università di Padova. Dove si svolge tutto questo? Ovvero, se volete studiare scienze statistiche, dove andrete a studiare scienze statistiche? Beh, tutto
la didattica e anche le attività collegate si trovano nel campus di Santa Caterina. Campus di Santa Caterina, che raggruppa per l'appunto il Dipartimento di Scienze Statistiche, è situato nel pieno centro storico di Padova. Nel campus trovate le aule in cui si svolgono le lezioni, ma trovate anche i laboratori informatici. Ci sono le aule studio, ci sono anche gli studi di una buona parte dei docenti che svolgono la loro attività nei nostri corsi di studio. C'è la segreteria didattica e trovate anche la nostra biblioteca, che è particolarmente ben fornita e preziosa. Il tutto, come potete vedere qui, praticamente situato in un edificio storico, e questo edificio storico, diciamo, attorno a un bel giardino interno. Vorrei chiudere questa presentazione con una piccola nota di merito sul Dipartimento di Scienze Statistiche, sulle attività che il Dipartimento svolge. Infatti, il Dipartimento vanta una tradizione di eccellenza non solo in ambito didattico, ma anche nell'ambito della ricerca, così come testimoniato dal fatto che il Dipartimento ha occupato le prime posizioni, le primissime posizioni in diverse classifiche importanti dedicate specificamente a questo settore. Se vi abbiamo incuriosito, se io vi ho incuriosito, vi invito a venirci a trovare. Nell'arco dell'anno hanno luogo una serie di manifestazioni in occasione del quale il Dipartimento apre le porte, fa vedere cosa facciamo, come lo facciamo. Tutte le informazioni sulle date, le corrispettive agende, le potete trovare sul nostro portale web. L'indirizzo del portale web lo trovate qui in alto, è molto semplice, www.stat.unipd.it. Lì vi trovate tutte le informazioni che vi ho appena fornito e molto di più, dunque tutti i dettagli che per motivi di tempo e di spazio qui sono stati omessi. Chi di voi avesse delle domande specifiche, lo invito a scriverci. L'indirizzo email è scienzestatistiche@unipd.it e ovviamente siamo presenti anche su Facebook. Io vi ringrazio per l'attenzione, anche a nome del Dipartimento, e vi aspettiamo numerosi.